34esima e non vorrei sbagliare, ma sai, quando i numeri sono grossi poi uno più uno meno. 34esima edizione Stracastello che si conclude con la corsa competitiva e non, la passeggiata per persone ed animali, cioè veramente tutto. Al termine, come sempre, e lo diciamo ad Angelo Benedetti, di giornate piene, incredibili, ma piene di soddisfazioni. Assolutamente sì, la soddisfazione c'è perché ecco, nel vedere questa piazza stracolma di gente, ma soprattutto di gente che viene veramente per passare una giornata di divertimento in famiglia, tra amici, e questo è bello perché lo spirito della Stracastello non è uno spirito solo di maratona, ma è uno spirito di divertimento tra amici, è uno spirito familiare perché è bello vedere babbo, mamma e bambini con la carrozzella e girare per le vie della città, tanti portatori di handicap, tante associazioni, Beata Molla, Beata Margherita, Noi Duserne, questo per noi è una soddisfazione grandissima perché è comunque veramente, il bello della Stracastello io dico è questo, poi ci sono gli animali e ci sono tante diversità che fanno della Stracastello un qualcosa di diverso rispetto a una qualsiasi gara podistica. Veniamo anche da una settimana per noi soddisfacente al massimo perché abbiamo avuto un riscontro positivissimo da parte della cittadinanza, soprattutto nella conferenza con il giornalista Tony Capuozzo, che è stato un evento a dir mio bellissimo, c'è stata tantissima gente, ho sentito dei commenti positivissimi in questo. Anche il teatro con la compagnia di Apecchio è stato divertente, simpatico. E poi oggi, ecco, oggi noi ci serve per ricaricare le batterie dalla lunga fatica, perché ecco, concedimi di ringraziare tutti, a partire da chi ci aiuta solo oggi nel percorso, a chi fa parte del comitato che organizza questa manifestazione. E soprattutto grazie agli sponsor, perché tanto la nostra attività va avanti grazie agli amici che credono ancora in noi, questo è importante dirlo. 34 anni, lo spirito è lo stesso, crescono solo i numeri e le iniziative. Sì, guarda, solitamente noi siamo, io credo, l'unica manifestazione che dopo 34 anni è rimasta nella seconda domenica di settembre, proprio perché è un po' il culmine dell'estate, bello è questo. I numeri crescono ogni anno, siamo a 940, il nostro obiettivo era riconfermare l'anno passato, ce l'abbiamo fatta ed è stato per noi fantastico, questo era quello che volevamo e l'abbiamo raggiunto. Città intera che collabora con questa manifestazione.